Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Lo so, mi devo dare del bentornata da sola perché sono 2 mesi che manco dal canale. L'ultimo video che ho pubblicato qui sul canale, esternavo i miei buoni propositi sul voler fare dei tutorial, unboxing, sull'essere più presente nel canale, insomma, un sacco di discorsi che non ho portato, ovviamente. A buon fine, cioè non l'ho realizzati. E tutto questo perché? Perché in parte sono stata impegnata a casa a rimodernare, ho pitturato metà casa. Sono anche abbastanza soddisfatta del risultato, anche se è la mia seconda volta che mi cimento nel pitturare muri e questa volta ho anche, diciamo, usato realizzando dei colori carini, realizzando anche qualche disegno vicino al muro. Infatti, mo, vi alzo un po' la telecamera così non so se si vede qualcosa perché qui c'è la luce. Ho fatto la camera di questo bellissimo colore e poi qui c'è tutta una decorazione fatta appunto con lo scotch carta, un po' geometrica. Insomma, mi sono data un po' da fare e ovviamente lo sforzo di dipingere, non essendo abituata, mi sono bloccata con la schiena. Quindi poi, oltre a Giulia Pittrice, è subentrata Giulia Riabilitazione, perché non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto e qualsiasi cosa è stata dura. Poi ho fatto vedere accertamenti anche di salute, insomma, un po' di ansia, poi sono un tipo molto ansiosa. Quindi quando mi capita qualcosa, specialmente di salute, non dico la schiena, ma altri problemi che adesso non sto qui ad esternare, vado proprio nel panico più totale. Quindi l'ansia che mi logora finché poi non faccio la visita. E non vi nego che quest'ansia ancora non passa perché ovviamente non ho finito di fare i vari controlli. Però ce la metto tutta, ecco, ce la metto tutta, i buoni propositi ci sono ancora, voglio ancora fare tante cose, ma col tempo, piano piano, e finché il fisico me lo consente di fare, ecco. Allora, non sono ritornata per annoiarvi con i miei problemi di salute, non voglio mostrarvi principalmente gli acquistini fatti da Temu, qualcosa da AliExpress e anche una cosina da Amazon. Quindi niente, mo alzo la telecamera e vi inizio a mostrare le cosine che ho preso da Temu. La prima cosina che ho preso da Temu è questa cassettiera da 5 cassettini, sperando che si tira la telecamera. Eccola qua, davvero molto carina, l'avvicino, c'è anche questi cosine a forma di coniglietto. Io poi già l'ho riempita di penne, insomma, fili, cavetti vari, c'è anche un telefono vecchio e poi qui ci sono delle cartucce per la stampante che ho preso sempre da Temu. Insomma, questo è il primo articolo che ho preso, ho acquistato da Temu. In realtà questo è uno degli articoli che non ho pagato. Perché vi spiego, su Temu avevo appena scaricato l'app, questo è stato prima di collaborare ovviamente con Temu, infatti l'ultimo video che ho postato sul canale è proprio la collaborazione con Temu e già lì vi avevo spiegato che avevo già acquistato su Temu e l'avevo testato da sola e avevo preso alcune cose, tra cui 8 prodotti in totale, di cui 5 non li ho pagati perché c'era una sorta di promozione sul sito e 3 invece li ho pagati. Quindi ho acquistato appunto queste cosine e questa è una delle cosine che non ho pagato perché appunto è risultata gratuita, è una delle 5. Quindi questo è il primo prodotto, questo è il secondo. È proprio a fianco, questo lo accantono qui, che in pratica sono tutti qui sulla mia scrivania, già le sto utilizzando e ovviamente li vedete già nella propria postazione. Questo è un piccolo bidone, piccolo da tavolo, è carinissimo, è piccino, è rosa, che poi non so la fissazione con rosa, questo infatti anche l'avevo preso da Temu, però questo in collaborazione, se vi ricordate, è quel mega organizer grande gigante
che una volta aperto diventa il triplo, e qui ci metto tutte le cosine adesso per la telecamera, il cavalletto, insomma, metto tutto lì dentro in modo che tengo tutto al sicuro. E quindi mi sono fissata con rosa e ho preso anche in questo rosa porcellino questo non mi viene bidone, vabbè, chiamerò bidone bidone piccolino da scrivania, però si chiamerà anche in un'altra maniera, però mi viene solo bidone, vedete quanto è carino, è piccino, non lo so, lo metto sulla scrivania, è carino. Poi sempre a tema rosa. Ah, questo è un altro prodotto che effettivamente è passato, tra virgolette, gratuito all'interno dell'ordine, insieme anche a questo. Abbasso la telecamera così vi mostro anche questo, sempre toni del rosa e quando mai. È una sorta di organizer, anche da viaggio, per contenere i vari gioiellini, anelli, collanine. Insomma, qui ho posizionato le cosine che metto spesso, tipo le varie collanine, qui gli orecchini che, come potete vedere, la maggior parte sono sempre a cerchio perché sono fissata, i vari anelli, i miei preferiti oltre a quelli che indosso adesso. E, insomma, qui tengo le cose che mi piacciono di più, che indosso ogni giorno. E volendo questo lo si può utilizzare anche per portare le cosine in viaggio, perché è carino, è piccolino e poi, come avete visto, entrano diverse cose all'interno. E niente, questo è il terzo prodotto appunto preso gratuito. Poi il quarto prodotto gratuito è questo qui. Questa è una mini stampante portabile, davvero molto molto carina, ve la mostro. Ovviamente ho preso anche questa rosa ed eccola qui, all'interno ci sono le istruzioni, ma non è pucciosa, guardate quanto è carina. Ovviamente con questa nel kit c'era, oltre a questa stampante, c'era anche il librettino con le istruzioni in inglese, però abbastanza intuibile, cioè l'ho capito io che non capisco una cippa di inglese. E poi c'erano tutte queste cosine qui, aspettate che avvicino, che già le ho posizionate all'interno del cassettino. Ci sono appunto le cartucce, sia quelle lì adesive, queste infatti sono quelle adesive, possiamo realizzare i nostri stickers o anche stampare alcune fotografie, solo che tenete conto che questa stampante qui stampa soltanto in bianco e nero, però è davvero molto molto carino. Io ci ho stampato sia le fotine, come in questo caso l'ho messa una dietro appunto al telefono, a parte che devo cambiare la cover perché questa è orrenda perché si è ingiallita, le cover quelle trasparenti voi non voi si ingialliscono subito. E poi ci sono anche queste cartucce appunto di carta normale, che volendo si possono stampare anche degli appunti. E poi eccole qua. Poi c'era ovviamente il cavetto USB per poterlo ricaricare la stampante, e c'era anche questo coso, vabbè, questa è una prova e c'erano anche questi piccoli pennarelli che ho provato ad utilizzare, ma non mi piace il risultato, quindi questi farò altro con quelli. Niente, vi mostro velocemente come funziona questa stampante, che è davvero molto carina. E tenete conto che questa stampante sul sito mi sembra che costi intorno ai 20 euro ed è carinissima. Qui questo tasto qui vi consente appunto di aprire la parte ed inserire appunto la cartuccia. All'interno c'è quella lì adesiva al momento. Per accenderlo bisogna pigiare questo tastino qui in alto ed eccola qua che si è accesa. E inoltre poi nelle istruzioni vi spiegano anche che bisogna scaricare un'applicazione, che io ovviamente già ho scaricato. Aspettate che ve la mostro. Dove sta? Eccola qua. Si chiama Full Thumbprint ed eccola qua. Aspettate che, ok, la apro. Ed è davvero molto carina anche l'applicazione di per sé, sia per l'impostazione, ma vi consente questa applicazione anche di stampare delle cosine già prestabilite.
Nel senso, vedete, potete stampare, appunto, si è connesso il telefono, ok, potete stampare dei testi, delle note, dei banner, documenti, stampare anche delle pagine web, però vi ripeto, stampa soltanto in bianco e nero, poi altri testi, anche le liste, non so, lista della spesa, delle note. E poi ha anche la possibilità di stampare, mi sa cliccando qui in centrale, sì, qui centrale appunto potete connettere, vedete bisogna accendere il Bluetooth e tramite il Bluetooth la stampante si connette. Infatti eccola qui, è connessa, eccola qui, quindi è già connessa. Amico mio, collegati. Ti sei collegato? Ok, connesso. Quando esce qui appunto scritto connesso, si è connessa. E per stampare dal telefono bisogna cliccare qui in alto picture e si apre appunto sia fotografia e sia seleziona immagine. Aspettate che seleziono l'immagine perché non so se apro la galleria cosa esce fuori, quindi lo faccio un attimo a parte, seleziono l'immagine e ritorno da voi. Così. Seleziono una foto da stampare così vi mostro più o meno il risultato. Allora, prendiamo questa foto di Nina, eccola qua. Ok, questa parte qui ve la posso mostrare. Ho scelto appunto questa fotografia e poi su un altro clicco done. Quindi poi posiziona appunto la foto. Io posso decidere se appunto le impostazioni, quanto grande deve essere appunto la stampa, in questo modo così centro soltanto Ninetta, e poi in basso pigio questo tastino qui e come vedete dovrebbe appunto, aspettate, ok, dovrebbe partire appunto la stampa. Allora, stampa, poi sotto c'è scritto appunto riconoscimento dei caratteri, gomma perché poi posso scrivere anche qualcosina sulla foto. Vado direttamente con la stampa di Ninetta e qui sotto, come vedete, ci sono appunto i modelli, la direzione se voglio stampare la foto in verticale o in orizzontale, se voglio una concentrazione di per quanto riguarda la stampa, se poco profonda, profonda o personalizzata, o quante stampe di questa foto devo realizzare, quindi posso decidere anche quante stampe. Io ovviamente seleziono una e vado poi sul tasto stampa e come vedete parte e mi stampa la foto di Ninetta in bianco e nero. Ok, ed eccola qua Ninetta. Ovviamente le immagini più sono nitide e non tutte le immagini vengono perfette, tipo qui si notano un pochettino gli occhietti, ma delle immagini più definite, adatte appunto per trasformarle in bianco e nero, vengono proprio perfette perché ovviamente ho già fatto diverse prove e poi io ho sempre dei problemi a strappare. Ok. Poi una volta possiamo anche attaccarla perché questo qui è il rotolo appunto adesivo, possiamo attaccare l'immagine dove vogliamo o su un album, vedete? Io la lascio così, poi decido cosa farci. Ed è davvero molto carina. Peccato che stampa soltanto in bianco e nero, però è davvero molto molto carina e ve lo consiglio. Cioè io mi sono trovata benissimo. E ho visto che anche questo genere qui c'è anche su Amazon perché l'ho regalata ad un'amica. Ovviamente il formato era diverso, però sempre stampava sempre in bianco e nero ed è davvero molto carina anche quella lì. Niente, poi possiamo decidere ovviamente di stampare altre cosine, altri testi. Io volevo mostrarvi anche la galleria per quanto riguarda la. Aspettate che torno indietro che ve lo mostro di nuovo perché
Qui in basso c'è scritto appunto Galleria e qui ci sono diverse illustrazioni sia a tema Pasqua o anche soltanto versione appunto animaletti. C'è appunto questa sezione qui del materiale con alcuni ritratti, alcuni disegni davvero molto belli. Ci sono anche queste che si possono applicare sulle foto, varie decorazioni di fiori. Poi ci sono anche l'opzione schizzo. E come vedete qui, poi a seconda di quello che cercate, ci sono gli animaletti, i coniglietti, insomma, sono davvero molto carine come immagini. Queste fatte appunto con la penna, poi i fiori, vabbè adesso sono tutti fiocchetti, altri fiorellini. Insomma, ci sono davvero tante immagini belle da poter già stampare, come vedete anche queste sono stupende. E poi ovviamente vengono tutte quante stampate in bianco e nero, così avrete proprio, diciamo, vedrete anche il risultato di come verrà effettivamente la stampa. Invece nel caso della foto lì dovete fare vari tentativi a seconda della luce che è in foto, tipo qui gli occhietti di Ninetta si vedono poco perché qui puntava proprio la luce e quindi già di per sé la foto originale gli occhietti erano un po' sbiaditi, ecco, non erano proprio messi a fuoco per bene, quindi a seconda della foto il risultato ovviamente è differente. Poi ci sono anche questi qui a tema natalizio, visto che ci siamo quasi, sono davvero molto carini. Se volete facciamo anche una prova di questi qui, però ripeto, vengono sempre in bianco e nero. Poi Halloween, c'è anche il pesce d'aprile. Poi che altro c'è qui? Sì, solo Pasqua, ringraziamento, il Thanks for Giving. E sono pure carini pure questi. Però immaginatevi sempre in bianco e nero. Diciamo che una immagine colorata un pochettino ci perde. Tipo questa qui è con i cuoricini rossi. Proviamo a stampare questa qui. Come vedete, questa è l'anteprima, ovviamente in bianco e nero. Proviamo a stampare questo qui. Il risultato è carino ugualmente, però ovviamente colorata era più di impatto visivo, ecco. E niente, questo è il quarto articolo che ho preso appunto dal sito di Temu. Ve lo straconsiglio, se volete vi metto anche il link di questo prodotto nell'info box. Eccolo qua. Thank you. E questa principalmente l'avevo presa proprio con la carta adesiva per realizzare anche il chiudipacchetto per quando inviamo appunto le nostre creazioni, le scatoline, possiamo decidere di chiudere la bustina o proprio anche la scatolina con un adesivo del genere che possiamo creare anche con il nostro logo. Volendo possiamo anche farlo un logo su un'applicazione di design e dopo andarlo a stampare, però tenendo sempre conto che ovviamente stampa in bianco e nero. Niente, questa la rimetto a posto per spegnerla sempre il tastino questo qui in alto e poi per ricaricarlo ovviamente qui bisogna collegare il cavetto USB che vi mostravo prima. Quindi questo è stato un ottimo ottimo acquisto. Sono davvero molto soddisfatta di quella lì. Poi ho preso come ultimo articolo, tra virgolette, gratuito,